Guardiamo te. Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Questa puntata parliamo dei nuovi modelli di business del settore assicurativo e ne parliamo con Massimo Michaud, presidente di Cineas, e con Paolo Gatelli, senior research manager del CETIF e docente ICT dell'Università Cattolica. Benvenuti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Il progresso tecnologico sta andando avanti veramente molto velocemente e il settore assicurativo sta cominciando ad apprendere tutte le nuove forme, le nuove tecnologie, soprattutto sta iniziando a inserirle al suo interno. Nuove tecnologie che come ad esempio l'IoT, quindi l'internet delle cose, poi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, i droni, la blockchain, creeranno degli spazi molteplici per il business assicurativo e soprattutto rivoluzioneranno un po' tutta la struttura e l'organizzazione interna, anche perché creeranno una molteplici, numerosissimi dati che potranno far diminuire, intanto aumentare la conoscenza del mercato, poi diminuire anche i rischi potenziali che ci possono essere e quindi creare spazi per nuovi servizi. Ma sentiamo un po' com'è il contesto attuale. Gatelli. Sì, diciamo che le assicurazioni hanno cominciato con il piede giusto, superando quelli che erano i silos verticali dove detenevano i dati della clientela, i dati delle loro polizze, per cui si parlava del mondo auto, del mondo non auto, del mondo vita o persona. Superando questa separatezza si è cominciato a parlare della persona, del cliente. E quindi il cliente non è per forza una targa da assicurare, quindi non una liquidazione in caso di danno, ma un soggetto a cui offrire cura, attenzione, servizi. La parola d'ordine probabilmente è quella della logica proprio del servizio. Più contestuale, meglio è. Contestuale significa adatto al momento in cui il cliente stesso ne ha bisogno. Facciamo un esempio sul mondo dell'auto: il fermo dell'auto rilevabile da una centralina, da una black box, e ovviamente segnalato ad una centrale operativa, può dare origine ad un servizio di assistenza immediato in loco. Sicuramente è interessante da un punto di vista non solo emotivo ma anche poi di conto economico della compagnia cominciare a indirizzarti una serie di servizi ovviamente monetizzabili. La contestualità che deriva poi dall'IoT che citava correttamente lei in apertura è assolutamente fondamentale. Laddove io posso monitorare non soltanto la mia automobile ma anche la persona, la casa, con una logica di sensoristica legata all'incendio, alla fuga di gas, all'allagamento e una serie di altri fattori, posso in questo caso indirizzare non tanto una liquidazione del danno, ma ridurre il potenziale danno che il cliente può subire. L'esempio può essere in caso di incendio, se riesco a avvertire non soltanto il cliente ma anche un pronto intervento prima che la casa vada completamente a fuoco, non soltanto miglioro la performance tecnica della compagnia perché non dovrò risarcire quel danno in modo così ampio, ma poi il cliente sarà contento di avere ancora un'abitazione dove ovviamente passare almeno la notte quel giorno stesso. Al di là di questo tema aggiungo che c'è un'evoluzione poi anche nei modelli di business legati ad esempio all'insurance on demand. Questo cosa magari lo vediamo, poi analizziamo tutti i modelli di business. Volevo vedere un po' con Michaud, appunto a livello internazionale sono molto più avanzati dal punto di vista dell'introduzione delle nuove tecnologie rispetto all'Italia, però le compagnie italiane si stanno mettendo in questa direzione. Ma in realtà ogni paese ha le sue eccellenze. Noi in Italia siamo stati tra i primi col satellitare dell'auto a muoverci in quell'ambito lì e per molti anni siamo stati un esempio a livello internazionale. Certo, a livello internazionale abbiamo alcuni esempi di società molto interessanti che proprio sul tema di oggi, quello dei modelli di business, ci possono insegnare delle cose. Bene, vediamo adesso il primo approccio, vediamo che cosa consiste un approccio ecosistema, perché si parla tanto di questo, di ecosistema, un po' se ne parla un po' dappertutto, ormai è diventata una parola, diciamo, che si mette dappertutto, ma nel campo assicurativo che cosa vuol dire? Sì, è una cosiddetta buzzword, ma sicuramente ha il suo fondamento. Il mondo assicurativo come sistema finanziario si allarga in quella logica di ecosistema con una serie di soggetti che sicuramente orbitano all'intorno degli oggetti o delle persone che il mondo assicurativo assicura. Esempio, nel mondo dell'auto possiamo cominciare a pensare non solo alle carrozzerie convenzionate, al pronto intervento, ma anche a tutta una serie di fattori ulteriori.
Immaginiamo il prestatore di servizio legato al carburante, ai drive-thru, dove si può ovviamente consumare anche un pasto, o quello che può essere un pronto intervento sanitario, meccanico, e possiamo estenderlo ad una logica anche delle cosiddette insurtech, soggetti che offrono servizi digitali legati a questo mondo. Immaginiamo che il traino dell'autovettura fuori uso venga indirizzato tramite un'app e tramite la geolocalizzazione del carro attrezzi, un po' come succede con Uber: quanto è distante, tra quanto arriva, a quanto ammonterà diciamo il costo del traino stesso, e quindi una trasparenza verso il cliente 24/7 basata sul modello di cliente digitale. L'esempio dell'auto non è l'unico, ma possiamo approcciare logiche di ecosistema anche sulla persona, sulla sua salute, non solo i centri medici, non solo i centri convenzionati, immaginiamo anche quali possono essere le farmacie, ad esempio, o tutta una serie di altri ambiti come quello della diagnostica. Diagnostica anche in questo caso che si digitalizza. Ci sono dei corner in grado di mappare, immaginiamo all'interno di una farmacia o all'interno anche di uno spazio fisico, quelli che sono i parametri di base di un cliente, e dargli subito una indicazione in modalità automatizzata di quello che può essere una visita da programmare o eventualmente una cura da sottoscrivere. Una sorta di check-up in autonomia guidato dalla tecnologia stessa. La tecnologia poi abilita una serie di altre logiche, ad esempio l'on demand. Io richiedo quell'assicurazione in quel momento per un lasso di tempo molto breve, ma che sicuramente ha un effetto disruptive nel quante volte mi assicurerò e in quale modo lo farò. Un esempio su tutti molto classico: lo sciatore. Vengo localizzato in una stazione sciistica, la polizza infortuni che durerà solo per quel giorno mi è utile se offerta in quel contesto, e sicuramente sarò portato a ripetere nell'acquisto ogni qualvolta deciderò di andare a sciare. Ecco Michel, vediamo dei modelli innovativi che ci sono a livello internazionale su questo approccio. Ecco, parlare di modelli innanzitutto è molto importante, perché tante volte la tecnologia viene affrontata dalle imprese, dice: ma qual è la tecnologia che devo adottare? Beh, dipende da come si vuole competere, dipende da quello che si vuole fare con la tecnologia. L'approccio ecosistema è uno di questi, e c'è una società nel mondo che è molto molto grande, una società cinese che si chiama Ping An, che ha capito come si può trarre un grosso beneficio da un approccio di ecosistema. Nel campo della salute, che citava il professore prima, per esempio loro hanno costituito, oltre all'attività classica di assicurazione privata, anche supportano le municipalità locali e i fondi in tutta l'attività che riguarda l'assicurazione sociale. E oltre a questo hanno creato un cloud per la salute, hanno creato degli accordi, come ci sono anche in Italia, con le cliniche e con i medici per poter dare un apporto a distanza, ma soprattutto hanno creato Good Doctor, che è una app a cui sono iscritti 200, che è stata utilizzata l'anno scorso da 265 milioni di persone. Sono numeri enormi. Questa società, pensate, è cresciuta in un anno di 40 milioni di clienti, raggiungendo 180 milioni di clienti, e l'app invece è tenuta da 265 milioni di persone. Vuol dire che non tutti sono clienti, ma molti di più utilizzano questa app. Questa app cosa gli consente di fare? Tutta una serie di cose: utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per poter fare per esempio la diagnosi di piccole malattie o via dicendo. Loro sono in grado di per esempio prendere i dati e comprendere, immaginare dove si potrà sviluppare una epidemia di influenza. Sono stati capaci di vincere dei premi molto importanti per la diagnosi precoce di determinati tipi di malattie, la retinopatia diabetica, il tumore al polmone. Quindi hanno sviluppato tutta una serie di immagini mediche, quindi il medical imaging, per poter fare delle diagnosi, e delle diagnosi fatte anche a distanza. Hanno una rete molto importante, hanno circa 3.000 centri di cura, 4.000 medici, e questo tipo di soluzioni esistono anche in Europa, cioè esistono delle società che sono capaci di fare questo tipo di cose, ma non sono raramente legate in un unico ecosistema che estrae praticamente tutto il valore che viene generato dalla polizza assicurativa, dalle cure, dai pagamenti di queste cure, via dicendo, le estrae a favore di un beneficiario. Nel caso specifico questa società, che è una società, come dicevo prima, di una dimensione pari
a più dell'insieme del mercato italiano come cifra. Quindi è una società che è riuscita a creare tutta una serie di accordi e comunque a utilizzare anche l'intelligenza artificiale in anticipo. È riuscita a in realtà questa società è molto interessante perché si è autodefinita una società che non era una società di assicurazione ma una società tecnologica. Quindi ha detto noi non siamo una società, è andata a vedere Alibaba, Tencent, cioè i grandi operatori nell'ambito internet e ha cercato di imparare da loro per cercare di capire che cosa poteva fare nel campo assicurativo e poi in generale del retail banking e in altri campi a partire da quelli che erano gli esempi di questi signori. Bene, vediamo anche il caso in cui la tecnologia può cambiare completamente, agire sui processi e creare servizi, perché in fondo questa società di cui parlava Michaud è una società che comunque è riuscita a creare un ecosistema di ecoservizi, diciamo così, no? Sì, diciamo che i numeri che il dottor Michaud ha descritto sono impressionanti, fanno veramente riflettere. Uno su tutti è che non tutti quelle persone che hanno usufruito dei servizi sono clienti di una componente assicurativa, cioè quindi non si aspettano magari la liquidazione di un danno subito, ma ricevono volentieri un servizio che sono disposti a pagare e quindi sostanzialmente è una società di servizi. Il servizio stand alone, quindi venduto anche separatamente rispetto a una polizza, è una probabilmente delle chiavi su cui si giocherà la competizione del mondo assicurativo. Vuol dire che io da non cliente posso comunque ambire alla fruizione di un servizio, ovviamente che sono disposto a pagare, qualora questo sia distintivo. Perché i dati sono fondamentali in questo tipo d'approccio? Per una serie di motivi anche operativi, perché mi permettono, automatizzando i processi, di riuscire a mantenere quell'erogazione di servizio adeguatamente economica per poter marginare nell'offerta al cliente finale. Quindi non solo ottimizzare i processi, quindi essere più economico nel poterli erogare, ma anche erogarli in modo più puntuale anche rispetto al cliente. E qui cambia un po' il paradigma, perché il cliente stesso diventa parte di una serie di attività, una serie di processi, non soltanto dando i suoi dati in modo implicito perché copartecipa alla piattaforma o all'ecosistema, ma proprio perché il cliente in qualche modo interagisce attraverso i sistemi digitali con la compagnia stessa. Pensiamo all'apertura di un sinistro digitale, dove l'IoT, se parliamo di un'auto, mi dà le classiche informazioni che invece dovrei essere io a corrispondere, tipo dove mi trovo, qual è il numero di targa, quali sono la situazione in cui ho ricevuto appunto il danno. In realtà queste possono essere prealimentate, ma poi soprattutto il cliente può già interagire, tracciare la sua pratica di apertura a sinistro, vedere qual è il liquidatore che gli è stato assegnato, il perito che gli è stato assegnato, e sulla base di questo ha un'interazione all'interno del processo fatta di dati, di informazioni, ma che poi per la compagnia possono essere non soltanto appunto fonte di ottimizzazione, ma di logica di servizio, quindi migliorare quella che è l'esperienza del cliente. Quindi si potrebbe parlare adesso di creare delle piattaforme, che diventa il punto fondamentale, insomma, per chi opera nel business assicurativo. Sì, la creazione delle piattaforme, come in generale la creazione di un ecosistema, è di solito un'attività molto costosa e quindi è riservata a società che sono disponibili più che altro a investire moltissimo in questo. Però ci sono degli altri modi di approfittare dell'evoluzione specificatamente dei servizi e andando a cercare dei modelli che meglio si attagliano a quello che si sa fare meglio degli altri. Per esempio, un modo di guardare il mondo assicurativo è quello di non guardare più la catena del mondo assicurativo che nasce dall'immaginarsi un prodotto, definire un rischio, fare tutta l'analisi di questo rischio fino a poter offrire questo prodotto attraverso una certa catena di distribuzione che poi la piazza presso i clienti e poi seguire i clienti nel tempo, ma decidere che c'è un ambito di questo processo che sul quale si vuole diventare particolarmente forti. Il resto si può anche addirittura dare all'esterno, in gestione all'esterno. Una società che ha fatto questo tipo di attività, quindi ha guardato l'insieme del processo, ha guardato i tipi di servizi che poteva fare, ma poi ha deciso di fare una parte di questa, era Rakuten, una società giapponese. Questo è un altro modello molto curioso, molto interessante. Loro sono essenzialmente delle persone che fanno e-commerce e sono molto molto bravi nella gestione a distanza del cliente, quindi in tutti i servizi a distanza.
In Giappone loro sono diventati tra i primi operatori, se non il primo, adesso non mi ricordo più in che cosa sono il primo e che cosa sono il secondo, tra l'assicurazione, la banca e le telecomunicazioni. Quindi nel servizio a distanza, per esempio, per aprire un contratto di telecomunicazioni, loro sono tra i principali operatori. Cosa fanno loro? Loro sono specializzati nell'interfaccia col cliente. Il resto dell'attività alle volte lo fanno internamente, ma molto spesso lo fanno anche con operatori terzi. Invece ci tengono moltissimo a riuscire a mantenere questo legame fortissimo a distanza con il cliente, sono molto forti su questo. Questo è un altro modo di pensare, che nel passato non era concepibile pensare solo di fare una fase di tutto un processo, ma non, invece oggi sta diventando una cosa possibile con le tecnologie attuali, e dove questi signori, pensate che loro hanno 40 miliardi di dollari di fatturato solo sull'online di queste tre attività, su 120 miliardi di fatturato che hanno nel mondo. E quindi sono riusciti a costruire una grossissima forza proprio nel contatto, nel mantenere e rendere vivo e mantenere nel tempo il contatto col cliente a distanza. Quindi si può dire che loro sviluppano il business assicurativo come una parte del loro business in generale. Solamente loro sono degli esperti di contatto al cliente che per caso vendono anche prodotti assicurativi. Infatti questa disintermediazione, diciamo, ormai è possibile che si verificano, che si aumentino soggetti di questo tipo, che fanno appunto, che vendono prodotti assicurativi. Certo. Sì, se posso aggiungere, il mercato ci ha insegnato che ci sono degli ambiti, delle nicchie dove le assicurazioni non si sono cimentate tradizionalmente, o perlomeno non sono ancora arrivate a cimentarsi, ma dove altri soggetti cominciano effettivamente a trovare un modello di business redditivo. Abbiamo visto degli esempi, ma ci sono anche cose molto più semplici ma efficaci. Ci sono delle assicurazioni, ad esempio, su ciò che avviene in seguito a un matrimonio, quindi anche mutualmente i parenti o gli amici sottoscrivono una quota assicurativa per tutelare all'interno di una famiglia di loro amici o parenti la perdita del lavoro o un danno grosso subito dall'abitazione. Quindi questa logica peer to peer, person to person, di un ambito dove tipicamente l'assicurazione tradizionale non si è mai cimentata. Così come l'assicurazione dei danni sotto franchigia, dove c'è quella componente che l'assicurazione dà per scontata non essere, diciamo, tutelabile da un prodotto tradizionale, e dove invece si inseriscono nuovi player. Laddove c'è spazio, il mercato digitale ci insegna, qualcuno è pronto a intervenire con un modello che dà valore. Quindi possiamo dire che adesso è il mercato che definisce un po' il business assicurativo. Sì, dove la guida, torniamo un po' all'inizio della trasmissione, è quella che è l'abitudine del cliente a essere diventato un centro d'attenzione in quanto persona che guida, in quanto persona che ha un'abitazione, in quanto persona che ha una famiglia, in quanto produttore di reddito, ma non più come prima una targa, un edificio o un conto corrente. Parliamo invece di una persona ad assicurarne i suoi bisogni e nel suo contesto di utilizzo. Sì, forse certamente il mercato determina la base fondamentale. Forse la cosa che è veramente nuova è che nel passato, quando una compagnia pensava di fare assicurazione, c'erano una strategia che era abbastanza chiara, era più si riusciva a essere generalisti meglio era, perché si riuscivano a mitigare dei rischi con degli altri rischi, più si riusciva ad essere grandi e meglio era, perché si aveva la massa critica per poter operare e per poter investire. C'erano una serie di cose che rendevano relativamente omogenea la schiera dei vincitori sul mercato assicurativo. Oggi secondo me siamo in una situazione diversa, c'è proprio oltre al mercato una necessità di una scelta da parte della compagnia di assicurazione dove vuole essere, perché in qualche modo il mercato è diventato molto più ampio, non è più limitato alla garanzia assicurativa, ma essendo un mercato di servizi, essendo i servizi in fortissima evoluzione anche in funzione di quello che le tecnologie consentono di fare, ti mette nelle condizioni di dover dire: ma qual è la mia scelta di campo? Dove sono io veramente molto bravo? Cosa posso fare io di differente dagli altri? E quindi io quello che mi aspetto da strategie relativamente che puntavano agli stessi valori nel passato, la nascita oggi di strategie molto differenziate tra un attore e l'altro, e il premio a chi sa proprio
avere un approccio diverso, un modello di business che per me vuol dire un modo di competere, un modo di porsi di fronte ai clienti magari diverso e originale rispetto a tutti gli altri. Quindi possiamo parlare di specializzazione per area di business a questo punto? La specializzazione è uno dei modelli possibili. La cosa veramente interessante della specializzazione è che è una cosa abbastanza difficile nel mondo assicurativo. Il mondo assicurativo, se ci pensate, si rivolgeva un po' a tutti, era lì al servizio di tutti, delle imprese, dei singoli, e quindi essendo molto al servizio di tutti era un mondo che doveva essere per sua natura molto generalista, molto aperto su... però ovviamente rimanendo aperto non riusciva ad andare molto in profondità su determinate aree. Ci sono oggi delle società che hanno fatto invece una scelta di campo di specializzazione, questo secondo me è un altro dei modelli. Per esempio Discovery, che è una società sudafricana, ha fatto una scelta molto interessante nel campo della salute. E c'è una cosa che secondo me differenzia molto Discovery dalla classica assicurazione della salute: il fatto che questi signori cerchino di agire in qualche modo sui propri clienti per migliorare il profilo di rischio dei propri clienti. È una cosa, cioè l'idea che nel passato l'idea era piuttosto che io dovevo selezionare bene i clienti di modo da non avere troppe frodi. Quando avevo selezionato bene la mia base del cliente, quando avevo dei clienti che si comportavano bene, avevo già fatto quello che potevo. Questi signori invece nel campo della salute fanno un'altra cosa: danno una serie di premi ai clienti che fanno sport, ai clienti che perseguono cura di benessere, ai clienti che prendono cura di se stessi. Quindi creano degli incentivi abbastanza stimolanti, al punto che una persona che lavorava in questa azienda un giorno mi ha raccontato che pur di rimanere all'interno dei suoi incentivi gli capitava alle volte di andare a correre la sera per fare il numero di passi che era previsto nella giornata. Quindi a livelli, beh, lui probabilmente essendo nell'azienda era un pochino eccessivo, però così facendo chiaramente hanno tendenza ad andare verso una selezione positiva di persone che sono disponibili a seguire questo regime di attività, di benessere e via dicendo. In qualche modo questo poi beneficia anche a loro, perché tendenzialmente se questo modo di fare migliora la salute delle persone, chiaramente loro avranno anche meno sinistri. Quindi è una gestione proattiva del rischio, molto interessante come. Quindi come promuovono cosa. Anche uno stile di vita migliore, magari promuoveranno anche un ambiente migliore, visto che adesso si sta parlando proprio di ambiente, di, in generale, di migliorare la vita e soprattutto, diciamo, la terra, ecco, in generale. La cosa interessante di questi approcci, uno appunto di Vitality è molto eclatante, è che si rivolgono a più o meno tutti gli individui, a tutte le categorie. Prima parlavamo anche della prevenzione, esemplificando il concetto di incendio di un'abitazione. Il concetto è esattamente simile, lo stesso, no? Io cerco di prevenire che le mie persone siano più, diciamo, sinistrose, anche se è una parola brutta da dirsi, così come lo faccio sulla mia casa. Posso pensare non solo a un comportamento sano, ad un'alimentazione sana di uno sportivo amatoriale, posso pensare anche rispetto ad un anziano, quindi cercare di tutelare la salute di un anziano con un monitoraggio costante, lo abbiamo accennato prima, ma anche ad esempio su un numero di passi adeguato a quello che è lo stato di salute e l'anzianità del soggetto. Oppure posso pensare anche al figlio minore o al non autosufficiente, laddove il monitoraggio non significa magari dovergli insegnare a comportarsi meglio, a correre o a mangiare meglio, ma semplicemente monitorare degli spostamenti che sono anomali, e quindi anche in questo caso tutelo il mio cliente o il soggetto da quello che può essere un allontanamento indesiderato. Lo so che il paragone sembra forzato dal minore all'animale, ma vale anche per un animale da compagnia, per un animale d'affezione. Quindi questo ecosistema lo possiamo spostare anche in quello che è l'agribusiness, quindi il bestiame o quello che può essere ad esempio
la tutela delle culture. Qui parlare dell'ambiente in modo più generale, della green economy, è un salto abbastanza quantico, ma perché no? Possiamo cominciare a pensare che il monitoraggio che avviene sui terreni, sulle coltivazioni, o su quelle che possono essere le condizioni meteo legate ad alluvioni, a maltempo o a siccità, viceversa, che influiscono sulla, diciamo, assicurazione che io posso fare un'azienda agricola, ma che poi in realtà danno anche delle indicazioni preziose all'agricoltore o all'allevatore su come sta e come potrebbe gestire al meglio la sua attività di business. Quindi tutto va un po' nella direzione di aiutare la persona, il cliente, l'azienda a essere meno danneggiato, a riuscire a condurre al meglio la propria esperienza di vita assistito da un'assicurazione. L'assicurazione in questo caso è garante di maggiore serenità, maggior tutela, maggior aiuto. Laddove poi dovesse esserci un problema di sinistro, sarà pronta a liquidare il danno così come il contratto prevede. Però se il servizio che io acquisto è stand alone rispetto a una copertura, va benissimo anche soltanto essere stato un partner nella gestione della tua serenità. Quindi a conclusione possiamo dire che gli spazi che si aprono per il comparto per il settore assicurativo sono veramente ampi e completamente nuovi rispetto a quelli che sono stati negli anni passati. Sì, gli assicuratori non sono da soli in questi spazi, perché questi spazi significa anche che le differenze tra varie imprese, industrie, settori differenti non sono più così nette come lo erano una volta e richiedono forse anche una conoscenza più approfondita. Però pensate a che cosa vuol dire, in realtà l'assicurazione si sta trasformando in una forma di protezione delle persone, di cura delle persone, e questa è la forma più utile sia per le persone sia per l'assicurazione. In fondo l'assicurazione ha lo stesso, per ragioni diverse, ma l'interesse di proteggere il più possibile i propri clienti, perché proteggendo i clienti stanno meglio e nello stesso tempo hanno meno sinistri, quindi è una classica situazione di win-win. Ecco, forse la vera natura dell'assicurazione al futuro sarà questa, sarà quella di creare situazioni sempre più forti attraverso la tecnologia dove si protegge, si previene e quindi si evita che il cliente stia male, abbia dei problemi, e in qualche modo l'assicurazione possa essere rivalutata come forma di prevenzione, di protezione o di mitigazione del rischio. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata, ringrazio molto Massimo Michaud e Paolo Gatelli e arrivederci a tutti alla prossima puntata qui su Le Fonti TV. Grazie.